Tra i metodi di soluzione del sistema lineare di equazioni ax uguale a b esistono appunto metodi diretti. E metodi iterativi. I primi ottengono la soluzione in unico step, ovviamente semplificando una matrice A potenzialmente molto grande, molto ricca di elementi diversi da zero. Talvolta anche senza un ordine degli elementi ben preciso, quindi matrici sparse. I metodi diretti riguardano quindi matrici dense con un grosso numero di elementi diversi da zero, non necessariamente tutti diversi da zero, ma diversi da zero quasi ovunque nella matrice. I metodi iterativi invece determinano la soluzione x attraverso degli step successivi. Questo implica che la matrice A sia, tra virgolette, sufficientemente leggera per poterla applicare in modo, diciamo, efficiente un certo numero di volte. E quindi necessariamente i metodi iterativi sono più utilizzati per, non per matrici dense, ma per matrici sparse. Sparse non vuol dire matrice nulla, matrice sparsa non vuol dire matrice nulla, la matrice sparsa ha un grosso numero di zeri, ha una prevalenza di zeri, ma non è costituita necessariamente da tutti i zeri. È costituita da zeri di nuovo, potremmo dire quasi ovunque, o comunque in numero preponderante, in numero importante. Tra i metodi diretti abbiamo appunto il metodo di eliminazione di Gauss e il metodo della di Chomsky. A ridosso vedremo altri metodi cosiddetti di fattorizzazione. Tra i metodi invece iterativi consideriamo il metodo principalmente di Jacobi, di Gauss, Seidel e un metodo di accelerazione di Gauss-Seidel chiamato il metodo del rilassamento. In particolare del sovra rilassamento. Il metodo del sovra rilassamento, del rilassamento in genere, tende a prendere Gauss-Seidel e attraverso un opportuno fattore di moltiplicazione accelerarne la convergenza. Tra l'altro, la convergenza dei metodi, soprattutto dei metodi iterativi, è una condizione sine qua non un metodo possa essere utilizzato e quindi esistono delle precise condizioni di convergenza o anche di convergenza uniforme sui metodi iterativi. Partendo proprio dal metodo di Gauss, diciamo, ripetiamo quali sono i prerequisiti di Gauss, e cioè che possa permutare righe o colonne senza alterare la soluzione del sistema di n equazioni di n incognite, che io possa moltiplicare una riga o una colonna per uno scalare, quindi lambda volte, meglio, possa moltiplicare lambda volte una riga,
quindi un'equazione del sistema senza modificare la soluzione, e che infine io possa sostituire a una riga della matrice o a una equazione del sistema una combinazione lineare di quella riga con potenzialmente le altre. Nelle puntate precedenti abbiamo visto come in realtà la combinazione lineare tra le righe debba in qualche modo contenere anche la riga stessa, per non perdere l'informazione di quella riga e quindi cadere in casi di indeterminazione, indeterminazione pur non falsa, ma per definizione appunto non determinata. Prendiamo una matrice, la generica matrice A, una 3x3, che abbia come elementi diagonali 3, 1, 2 e poi altri elementi, per esempio mettiamoli semplici 2, 5, 1, 3. Ecco. Lo scopo del metodo di eliminazione di Gauss è trasformare la matrice A in una matrice o triangolare superiore o triangolare inferiore, e quindi ricondursi a una lower o a una upper. Fatto questo, ipotizziamo appunto di aver eliminato tutti gli elementi sottodiagonali, dunque di aver ottenuto upper, la soluzione del sistema di tre equazioni, tre incognite, sarà molto molto semplificata. Mettiamoci un sistema lineare di questo tipo, 10, 1, 3. Ecco, dall'ultima riga immediatamente determiniamo 2z uguale a 3. E quindi z uguale 3 mezzi. Andiamo a sostituire z uguale a 3 mezzi nel nostro vettore incognito. E al passo successivo avrò y più 3 volte 3 mezzi, y più 3 volte 3 mezzi uguale a 1. E quindi y più 9 mezzi uguale a 1, y uguale 1 meno 9 mezzi, e cioè meno 7 mezzi. Vado a sostituire il meno 7 mezzi nel vettore incognito e da ultimo 3x più 5 volte meno 7 mezzi più una volta 3 mezzi uguale a 10, da cui x uguale a 10, cioè 20 mezzi, meno 3 mezzi, sono 17 mezzi. 17 mezzi più 35 mezzi sono 52 mezzi. 3x uguale 52 mezzi, cioè 26. X uguale 26 terzi. Come abbiamo visto, quando riusciamo a rendere, a trasformare la matrice iniziale A in modo da ottenere una triangolare superiore, ricaviamo immediatamente la z e poi per sostituzione all'indietro, ecco,
otteniamo la y e la x. In inglese sostituzione dell'indietro si chiama backward substitution. Quindi la finalità del metodo di eliminazione di Gauss è quello di ottenere una upper o una lower a partire dalla matrice A in modo da poter effettuare una sostituzione all'indietro oppure in avanti. Quindi se avessimo ottenuto una lower avremmo avuto una sostituzione in avanti, ricavando prima la x, poi la y e poi la z. Questo tipo di sostituzione si chiama forward substitution. Quindi lo scopo di Gauss è ottenere una di queste due possibili semplificazioni, attuando quella manipolazione sulle righe, in particolare sulle righe, in modo da appunto semplificare la matrice e rendere il sistema di soluzione diretto più efficiente. Detto questo, continueremo poi nelle prossime puntate, per un certo numero delle prossime puntate, la disquisizione su questo particolare metodo.